da oggi c'è questo monumento che appunto ricorda le vittime delle foibe. Un dovere, lei ha detto, sindaco, tagliando questo nastro tricolore. Un dovere che riporta quella che il vicario del Vescovo ha definito l'onestà storica e quindi il ricordo di un eccidio che è avvenuto a solo ed esclusivo carico degli italiani. Gli italiani furono infoibati, furono sostanzialmente distrutti nei loro affetti, nelle loro case, in quello che era un pezzo d'Italia che oggi non lo è più. E quindi dovevamo questo a questo ricordo importantissimo. Ringraziamento particolare al sindaco di Trieste, perché ovviamente da sindaco della città, simbolo dell'irredentismo, ci ha mandato dei blocchi di pietra che vengono da Piazza dell'Unità d'Italia, anche questo dice molto, che sono state utilizzate dall'artista Alessandro Marrone per costruire un monumento che ricordasse questo momento storico tristissimo per l'Italia. Devo anche ricordare che anche da noi vennero gli esuli della Dalmazia, dell'Istria, a rifugiarsi da noi, e anche allora furono accolti dalla nostra cittadinanza con la capacità di sostenere anche, come dire, non soltanto economicamente ma emotivamente un popolo esule. Con l'artista Marrone che ha lavorato queste pietre, qual è stata l'emozione? L'emozione è sapere che venivano bene o male da una zona che ha subito una grande ferita, tanto è vero che ne ho spaccata realmente soltanto una, proprio perché dovevo ricreare quella ferita, perché la bellezza dei monoliti che sono stati mandati era veramente unica, per cui era quasi inutile interpretare la natura stessa della pietra.